L'altro giorno proponiamo a Francesca Moccia, la direttrice del nostro Master in Terapie Brevi per l'età evolutiva, di fare coterapia insieme. E niente, ha accettato, era per un caso specifico, quindi faremo coterapia per quel caso. No, dicevo questa cosa perché non vedo l'ora di leggere i commenti per questo video. Mi fa sorridere sempre quando vedo le persone che danno commenti dei video, basandosi sul titolo del video, senza vedere il video. Detto ciò, ci sono dei motivi per non fare coterapia, cioè terapia in due? Sì. Ovviamente non sto dicendo che la coterapia è sbagliata, tanti miei colleghi la fanno e la trovano utile. Leggendo però un intervento di Jay Ali sull'argomento, ho pensato interessante condividere 5 motivi per cui non conviene fare coterapia. Numero 1, il costo. Ali dice che il costo è raddoppiato perché i terapeuti sono in due, magari non è sempre necessariamente raddoppiato, anzi a volte potrebbe non essere neanche più alto, però può esserlo, è vero. Non penso che sia una ragione forte, una cosa può costare di più se il costo è giustificato. Tuttavia, la domanda che dovremmo farci è un'altra: vale la pena erogare questo servizio? In altri termini, alla luce anche del suo eventuale maggior costo, l'efficacia della coterapia è tale da giustificarne l'adozione? Numero 2, l'efficacia della coterapia non è superiore a quella della terapia individuale. Su questo non c'è un accordo univoco. Ad esempio, lo studio di Hendrix e colleghi, che trovi nella descrizione del video, mostra che le coterapie, la terapia fatta con un solo terapeuta, hanno uguali livelli di efficacia. Non ho fatto onestamente un'analisi approfondita, però penso che di base non dovremmo scegliere la coterapia pensando che sia sempre più efficace per il problema che porta la persona. Numero 3, occhio ai conflitti tra i terapeuti. Mi sembra quasi banale dirlo, eppure non lo è. Se ci sono dei conflitti tra i terapeuti, beh, questi si potranno rispecchiare all'interno della terapia. Ale dice addirittura che i conflitti di una famiglia durante la seduta possono proprio rispecchiare quelli dei terapeuti. Numero 4, occhio alla sintonia. Durante la mia formazione, il mio training, ho fatto più volte coterapia con diversi terapeuti e in tutti i casi avevo un problema: non riuscivo a sintonizzarmi con il mio collega. Solamente un mio problema che riflette il mio stile personale. Con Francesca Moccia, ad esempio, abbiamo proprio deciso di fare coterapia insieme perché c'è una grande sintonia tecnica, epistemologica e anche relazionale. Tuttavia, dovresti sempre chiederti se la coterapia fa per te. Infine, per il numero 5, cito direttamente Jay Haley. La coterapia è più spesso fatta per il comfort del terapeuta che per le reali necessità della famiglia. Insomma, punto di vista interessante, giusto per dare un pochino un'idea, mi piacerebbe avere il tuo punto di vista così che possiamo sviluppare questo discorso insieme.